Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi realizziamo insieme questa borsa con questo inserto a vaschetta, vedete che ha il fondo più i manici abbinati e poi col cordino e questo punto particolare andremo a realizzare la borsa, ok? Vedete, questo è il risultato. Spero che appunto il progetto vi piaccia e se provate a realizzarla aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mario e l'amico Incinettina. Un bacione enorme, ciao! Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è un inserto a vaschetta, che il mio è così, l'ho scelto in questo color rosso, che è un rosso un po' scuro, non proprio un rosso brillante, un rosso molto bello secondo me, perché è più portabile. E ha la vaschetta e i manici abbinati e poi andrò a lavorare il corpo borsa con il cordoncino Swan Minion color grigio perla. Ho scelto di abbinare questi due colori, il tutto con un uncinetto 3,5. E vi ricordo come sempre che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Quindi partiamo subito la nostra lavorazione. Io mi inserisco qui dove c'è la metà della borsa, vedete che c'è la cucitura, mi inserisco qui con l'uncinetto, mi infilo nel primo foro, estraggo il filo e lavoro la mia prima maglia bassa. Come potete vedere questo inserto ha i fori veramente molto ravvicinati, quindi andremo a lavorare un solo punto per ogni foro senza raddoppiare. Quindi passiamo attraverso il foro, agganciamo il filo e lavoriamo una maglia bassa. Ancora, entro nel foro successivo, prendo il filo, esco e lavoro una maglia bassa. E dobbiamo ripetere questo procedimento per tutta la grandezza del nostro inserto, ok? Per ogni foro della nostra vaschetta. Quindi mi inserisco nel foro, aggancio il filo, esco e lavoro una maglia bassa. Una per ogni punto. Una per ogni foro, scusatemi. Ok, procediamo così per tutto il nostro inserto. Una volta terminato il giro, vedete che sono arrivata alla fine, mi inserisco con l'uncinetto nel primo punto lavorato e chiudo con una maglia bassissima. In questo modo. Adesso tutta la lavorazione della nostra borsa andremo a farla a punto chicchi di riso. Partiamo subito, andiamo a lavorare nel primo punto una maglia bassa. Poi andiamo a fare una catenella, saltiamo un punto di base, puntiamo in quello successivo e lavoriamo di nuovo una maglia bassa. Poi facciamo una catenella, saltiamo il punto di base corrispondente, andiamo in quello successivo e lavoriamo una maglia bassa. Quindi alterniamo per tutto il giro una catenella e una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, contando che quando facciamo la catenella dopo dobbiamo saltare un punto di base. Quindi io adesso non vado a puntare qui per fare la mia maglia bassa, ma vado in quello dopo. Ok, salto questo punto e entro in quello successivo. Ancora una catenella, salto un punto di base e vado in quello dopo. Ancora una catenella, salto un punto di base e vado in quello successivo. Vedete? Adesso faccio una catenella, salto un punto di base, vado in quello successivo e lavoro una maglia bassa. Di nuovo, faccio una catenella, salto un punto di base, vado in quello successivo e lavoro una maglia bassa. E devo proseguire così per tutto questo giro. Ok, procedo così per tutto il giro.
Allora, per quanto riguarda il secondo giro, dobbiamo andare a fare due maglie alte, due maglie basse, scusatemi, chiuse assieme. Quindi una puntando nel primo punto e una puntando nel secondo punto, quindi puntando in una maglia bassa del giro precedente e in una catenella. E andiamo a chiuderle assieme. Dopodiché rientriamo nel punto dove siamo appena rientrati, in questo modo, entriamo nel punto seguente, così abbiamo tre gettate sull'uncinetto e andiamo a chiudere le nostre due maglie basse assieme. Ancora entriamo nello stesso punto di prima, entriamo nel punto seguente e abbiamo tre gettate sull'uncinetto e poi chiudiamo tutto assieme. Vedete, questo è il risultato. Rientro nel punto dove sono appena passata, estraggo il filo, passo nel punto a fianco, prendo il filo, ho tre gettati sull'uncinetto, chiudo tutto. Ancora rientro dove sono appena passata, entro nel punto seguente, prendo il filo e chiudo tutto. Quindi chiudiamo assieme due maglie basse, dove una andiamo a prenderla dove abbiamo già lavorato, vedete che entro nello stesso punto che ho già lavorato qua, e una andiamo a prenderla invece nel punto seguente, che nel mio caso è questo, e chiudo tutto. Adesso rientro nello stesso punto, voilà, e poi vado nel punto seguente. Una volta che ho i tre gettati sull'uncinetto, prendo e chiudo tutto. Ancora rientro qui nello stesso punto dove ho già lavorato, entro nel punto a fianco, prendo il filo, tre gettati sull'uncinetto, chiudo tutto assieme e devo continuare così per tutto questo giro. Quindi rientro nello stesso punto, entro nel punto a fianco e chiudo tutto. Ancora. Vedete? Questo è il risultato. Entro nel punto che ho già lavorato, entro in quello a fianco e chiudo assieme. Proseguo così per tutto il giro. Allora, arrivati a questo punto dobbiamo ripetere il primo giro che abbiamo già realizzato, ovvero una maglia bassa e una catenella saltando un punto di base. Quindi adesso vado a fare la mia maglia bassa, faccio la catenella, salto il punto di base corrispondente, vado nel punto a fianco, lavoro la mia maglia bassa, facciamo di nuovo una catenella, saltiamo un punto, andiamo in quello successivo e andiamo a fare un'altra maglia bassa. Ancora una catenella, salto il punto corrispondente, vado in quello successivo e lavoro la mia maglia bassa. Vedete che devo andare ad alternare questi due giri per tutta la lavorazione della borsa. Quindi un giro andiamo a fare una maglia bassa e una catenella saltando sempre un punto dopo la catenella. Vedete? Una catenella, salto il punto, vado in quello successivo, lavoro la mia maglia bassa. Una catenella, salto il punto successivo, vado in quello dopo e lavoro la mia maglia bassa. E il giro successivo invece andiamo a fare le due maglie basse chiuse assieme nel modo che vi ho fatto vedere prima. Quindi questi sono i due giri che dobbiamo andare ad alternare per tutta la lavorazione della nostra borsa, ok? Per tutta l'altezza del corpo borsa che vogliamo andare a realizzare. Quindi questo è quanto.
al termine di questo giro dovremmo ripetere il secondo giro, no? Quindi andare a fare le maglie basse chiuse assieme, poi ripeteremo di nuovo questo giro che abbiamo appena iniziato e così via. Quindi i giri da andare ad alternare sono sempre due e sono questi per tutto il corpo borsa. Guardate, ho realizzato il mio corpo borsa, questo è il risultato finale, con questo punto è venuto veramente molto carino. E l'altezza totale della parte lavorata all'uncinetto è di 17 cm, quindi questo è quanto. Poi sono andata a piegarlo a più sui lati, vedete, perché mi stava molto larga, quindi ho deciso che la farò rientrare in questo modo, così, un po', vedete, sui lati, che segue la piega qua e mi rientra. E adesso vi faccio vedere come andare a fissare i manici. Allora, attaccare i manici qui è veramente molto semplice, perché è un modello molto molto semplice per attaccarli, perché come vedete ha solo questi due forellini che noi dobbiamo andare a fissare. Allora, innanzitutto dobbiamo calcolarci esattamente la misura a cui vogliamo metterli. Io, vedete, qui ho già fissato il primo, adesso vi faccio vedere come si vanno a fissare. Allora, innanzitutto vi serve un ago tirafettuccio con un'agugliata di filo, all'estremità del quale sono andata a fare un nodino. Dopodiché mi inserisco qui all'interno della borsa e passo più volte per andarmi ad assicurare bene che il nodino non scappi, nonostante abbia fatto un nodo abbastanza grande, ma passo un po' di volte proprio per assicurarmi che non scappi. Vedete? Così. Dopodiché esco, vado ad assicurarmi che la posizione sia corretta, che sia alla stessa altezza dell'altro, ok, e poi esco attraverso il primo foro, passo nel secondo e sbuco con l'ago dall'interno della borsa, tiro e faccio passare il filo. Dopodiché devo ripetere questo procedimento per altre tre volte, in modo che il filo passato nei manici sia passato quattro volte in totale, ok. Quindi adesso riesco, tiro sempre ben bene in modo che il manico sia fermo. Vedete, sono passata due volte. Sono passati tre. E questa è l'ultima volta. E voilà, abbiamo fissato il nostro manico. Adesso siamo dall'interno di nuovo. Andiamo a passare di nuovo il filo all'interno di qualche punto prima di andare a tagliare. E voilà, ed ecco che abbiamo fissato il nostro manico. Adesso non ci resta che ripetere il procedimento anche per l'altro, dall'altra parte, e dopodiché abbiamo terminato anche questo progetto. Guardate, ho terminato di attaccare i manici e questo è il risultato finale della mia borsa. L'ho anche foderata con la cerniera, vedete, in questo modo, e poi ho deciso di guarnirla con questo motivo, e voi potete scegliere di decorarla come più vi piace, o se invece trovate che sia bella così potete lasciarla senza ulteriori guarnizioni. Io non vi faccio vedere come realizzare questo fiorellino con gli anelli rivestiti, perché questa decorazione qui è identica a una serie di collane, braccialetto che andrò a realizzare dei corsi in negozio, quindi non posso farvi vedere come si realizzano. Questa è una borsa che io ho deciso di abbinare a quel completo di bijou, diciamo, che ho realizzato, e quindi per questo motivo non vi ho fatto vedere nel tutorial come realizzare la decorazione, proprio perché ci saranno dei corsi dove spiego tutto questo e non sarebbe giusto altrimenti. Però la borsa, se potete realizzarla, potete decorarla come meglio preferite. Spero che il progetto vi sia piaciuto. Se provate a realizzarla, mi raccomando, aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari e le amiche uncinettine.
Un bacione enorme. Ciao!